linea diretta come ogni giovedì insieme alla CGL risponde. Buongiorno e ben ritrovati. Mezz'ora, 40 minuti e forse più se Cacco fa il bravo li passeremo insieme. Se arrivano telefonate così possiamo rispondere in diretta alle vostre domande. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. All'amministratore delegato di servizi Treviso SRL. 7.30 e spese per i figli, insomma tanti temi che dovevamo affrontare anche giovedì scorso, ma insomma ne abbiamo parlato soltanto in parte, quindi oggi li approfondiremo meglio. Buongiorno, ben trovata Monica Giomo. Buongiorno. Ciao Monica. Buongiorno. Direttrice di servizi di Treviso SRL e Giuliana Maffei che è responsabile fiscale servizi Treviso SRL. Le donne delle vostre risposte, quindi approfittatene. 0422 427 907. Cosa raccontiamo? Raccontiamo che siamo partiti, ma siamo proprio partiti con questa campagna della denuncia dei redditi 2016, riferita ovviamente ai redditi 2015. È la seconda campagna con questo sistema nuovo. Da lunedì entriamo a pieno regime, ci saranno tutti i nostri 160 ragazzi assunti, ci siamo organizzati, siamo quindi pronti. Quindi si parte da lunedì? No, noi siamo già partiti, diciamo, e siamo già attivi, ma da lunedì si va a regime con tutti i 160 ragazzi che hanno fatto la formazione da noi e che vengono assunti tutti. Quindi partiamo alla grande. Ma è già due settimane che stiamo lavorando, che proviamo la macchina. Tra l'altro, oltre al 7.30, che ribadisco a tutti, nonostante ci sia l'autocompilato del governo, è bene che chi ha incertezze venga da noi, venga al CAF della CGIL, anche perché il visto pesante, i controlli, le difficoltà, quest'anno c'è anche l'unico, e quindi, ma c'è anche delle grandi difficoltà, perché non basta solo saper usare il computer, ci vuole anche competenza fiscale e ci vuole anche certe certezze, perché poi puoi incorrere in errori magari del cavolo e ti creano problemi per anni. Certo. Pagando qualcosa, se vieni al CAF della CGIL ovviamente sei assolutamente tranquillo. Qualcuno pensa che l'atto di fare il 7.30 sia solo quella mezz'ora che sta lì da noi. Noi per fare un 7.30 ci vuole un anno di lavoro, insomma, nel senso che abbiamo preparato tutte le nostre persone, abbiamo preparato i nostri responsabili fiscali, Giuliana, che è qui con noi, Graziano che oggi non c'è, il direttore, cioè c'è una preparazione, ci sono 40 persone che lavorano tutto l'anno per fare da campagna e ovviamente per assistere i ragazzi che poi senta, ma è vero che molti stanno venendo, perché poi l'argomento anche di questo periodo, per chiedere del canone, come non pagarlo? Sì, è vero. Mi ha interrotto, ma stavo arrivando io a lì. Quello? Sì, ma ormai siamo sulla stessa onda, sì, direi. Ma è preoccupante, non diciamo, solo almeno quello, per me. Non solo. Stavo dicendo, facciamo non solo queste cose, facciamo anche tante altre, oltre ad aiutare chi va dai CAF sbagliati e poi gli fanno delle stupidate enormi, sai, su quelli anche, bisogna stare molto attenti, l'ho detto tante volte, non fidatevi, io non scherzo, non fidate, a parte gli scherzi, con Ferdinando scherziamo. Per non parlare di casi umani, insomma, ecco, qui presenti, certo. No, oltre alle 7.30, sì, porto via ancora pochi minuti, poi lasciamo parlare a chi capisce più di queste cose. Oltre a questo, noi ovviamente stiamo facendo tante altre cose, come si sa, in particolare stiamo anche aiutando tutti quegli utenti che devono scrivere per il canone RAI, cioè se non hanno la TV. Adesso, siccome la RAI, la canone RAI, si pagherà in base alle utenze energetiche, cioè della corrente, l'Enel, chi che ha un contatore Enel, gli arriva da pagare il canone della TV. In tanti casi, se non ha la TV, oppure se ha due utenze, perché c'era gente che faceva la furba, aveva 6 kW, cosa faceva? Ne faceva due da tre, e intestava una a se stessa, una a un'altra, quelli gli arrivano due abbonamenti TV. Ah. E quindi bisogna, cioè, c'è una complicanza anche lì, però ovviamente siccome in Italia ci sono tanti anche evasori, su questi piccoli evasori, allora questo sistema dovrebbe recuperare. Anche questo è interessante, dovrebbe, lo sdoppiamento della linea. C'è di tutto. Guarda che c'è di tutto, noi pensiamo, la fantasia. Quindi noi facciamo anche questo, chi si rivolge a noi, ovviamente con il modellino, che c'è il modellino già compilato, noi possiamo fargli l'invio telematico, cioè invece che lui vada in posta, faccia la raccomandata, noi facciamo l'invio telematico. Sì, ma non è che può venire chiunque, giusto, a chiedere di non pagare il canone, ci sono delle... No, ma non è solo non pagare, chi non paga, ovviamente se non ha la TV, ma ci sono anche contratti dell'Enel e chi sta nell'appartamento diverso, cioè tutta quelle informazioni che bisogna dare, per cui magari arriva da pagare a te e ci abito io, capito? Certo. Ci sono delle situazioni
che vanno verificate. Noi facciamo questo servizio. Seconde case, poi sono tutte queste qua, cose. No? Certo. Noi facciamo anche questo. Però c'è chi è esente, giusto Monica, lo ricordiamo, chi? Oltre a 75 anni può essere? Possono chiedere, fare richiesta? Com'era? Sì, bisogna richiedere, bisogna farlo ogni anno. Per questioni... Sì, no, il modellino di fatto può essere compilato da chi sta dentro in queste casistiche che diceva appunto Pierluigi, poi come sempre... Sì, ma chi ha oltre 75 anni che non paga l'abbonamento dovrà farlo probabilmente. Sì, ma aspettiamo come sempre, dicevamo anche l'altra volta, no? Essendo una novità, facciamo, facciamo in modo... Diciamo subito, no, riguarda, non riguarda... Però bisogna fare la domanda adesso che arriva l'Enel. No, il modellino prevede... No, ce l'ho il modellino, adesso non ce l'ho visto, l'ho letto. Nel modellino il primo caso è che io non ho la televisione, l'autodichiarazione è che non ho la televisione. Il secondo caso è in, il caso in cui l'utenza è intestato a uno e il canone è un altro, insomma. Per cui si dice non accreditarlo all'altra persona, ma accreditalo a me. Questi sono i due casi, però il caso dei 75 anni non passa. Io ricordo di aver letto che alcuni possono essere esenti, chiaro, per una fascia di reddito, chiaro, e oltre una certa età. Ricordo, ne parlammo, adesso vediamo, perché comunque vedete c'è un gran caos. Adesso tieni presente che tutte queste cose qua non sono ancora del tutto chiare. Ad esempio come la lettera che si può, uno dice, tu fai questo, riempi questo e mi mandi una raccomandata aperta, però adesso sembra che le poste non accettino la raccomandata aperta, quindi è una complicazione. Noi diciamo a tutti gli utenti che hanno problemi per compilare quel modellino di andare alla Feder Consumatori o comunque di rivolgersi ai pensionati o in CGL che li indirizzeranno poi dove andare. Noi come CAF facciamo solo l'invio telematico, quindi uno viene da noi, fa l'invio telematico, ovviamente paga perché bisogna pagare, paga un po' di più che fare la raccomandata, noi facciamo solo quel servizio anche perché adesso stiamo facendo i 7.30. Fra l'altro sai che stiamo facendo un'altra cosa, non so se te l'ho detto. Cioè i parenti che lavoravano all'Enel? No. Nessuno? Ah, ancora l'adeguamento? No? Cos'era del allora, bonus? Chi i pensionati, ex dipendenti dell'Enel, non ne hai, sei sicuro? No, no, mi pare. Però hai la faccia di uno che... Di uno non è... illuminato, diciamo. Sì. Ah, ok, va bene. No, non mi pare. Dopo arriviamo alle cose serie, Prometto. Finiamo con questo punto. Serio. Vabbè, ok. Quindi gli ex dipendenti Enel, stavamo dicendo una cosa seria. Gli ex dipendenti Enel che avevano l'energia elettrica, avevano un beneficio sull'energia elettrica gratuita, l'Enel ha fatto, sta facendo per tutta Italia, sta facendo un accordo, una transazione, diciamola, in cui ci ha coinvolto per fare la procedura, pagando ovviamente il servizio che noi facciamo, e dà a questi che avevano questi diritti in base all'età e alle condizioni, dà una cifra, una tantum, forfettaria, una tantum, ovviamente per eliminare questo che oggi è considerato un privilegio, che una volta faceva parte del contratto di lavoro loro. Chi accetta questo deve ovviamente fare tutta una procedura e venire da noi. Noi ci siamo attivati tramite lo SPCGL, che chi ancora non fosse informato, anche se l'Enel ha mandato a casa la lettera a tutti, credo, no, ormai Monica, perché Monica è referente per noi. Anzi, chi ha problemi, telefoni a Monica. Anzi, poi vi diamo in diretta il numero di telefono. Cellulare. Ce l'hanno già. No. Sai perché sta scherzando? Ce l'hanno già. Fatti spiegare cosa succede. Perché cosa è successo? È finito online il tuo numero? Sì, praticamente, essendo referente per l'Enel della provincia di Treviso, no, per l'Enel, per il CAF CGL, ho dato il mio nominativo, i miei riferimenti, e chiaramente gli utenti adesso, nella comunicazione che gli arriva a casa, hanno il mio cellulare e il mio numero fisso, e quindi mi chiamano tutti i giorni. Ti vedono in TV e poi per forza ti chiamano. Ma va bene, solo che noi pensavamo che il numero suo servisse per il referente dell'Enel. E invece è finito dappertutto nella comunque se ci sono ex dipendenti dell'Enel che ancora non sanno dove andare, venite pure da noi allo SPI o comunque in CGL, che ovviamente avviamo tutta la procedura per arrivare poi a questo accordo, allora, che deve essere fatto con tutto, è tutto formale, con le firme. Certo, 0422 427 907, tra poco sentiamo qualche telefonata. Monica, un altro accordo invece è quello di Ascoltrade che avevamo annunciato, ti ricordi, nelle ultime settimane, è arrivata la firma. Esattamente, cioè? Venerdì scorso è stato firmato, è stato rinnovato meglio l'accordo che era già stato, mi sembra sia la settima edizione questa di Ascoltrade, con Ascoltrade e le organizzazioni sindacali, per consentire ai cittadini che rientrano chiaramente in una determinata soglia ISEE di
poter beneficiare di uno sconto sulla bolletta del gas. Diciamo che il lavoro che è stato fatto, l'avevamo detto, anticipato anche l'ultima giovedì scorso, è stato quello di aumentare questa soglia, quindi portarla da 20.000 a 25.000. Questo chiaramente permette alle persone di rivolgersi gratuitamente ai centri CAF, CGL sulla provincia di Treviso, e poter usufruire appunto di questo sconto, naturalmente richiedendo prima l'ISE, che ricordiamo ormai Giuliana in maniera particolare ne ha parlato insomma tante volte, ricordando che i tempi non sono più i tempi di 2 anni fa e quindi bisogna chiaramente prendersi per tempo e sapere che nel momento in cui uno viene per fare richiedere l'ISE ci vogliono i tempi poi di ritorno da parte dell'INPS di quello che è l'attestazione per poter comunque poi sapere se si rientra o meno diciamo in questa soglia. È chiaro che avendola alzata comunque diciamo che il numero di famiglie che ne possono beneficiare sicuramente si è alzato. Siamo in attesa, approfitto anche per diciamo sapere se e quando verrà rinnovato l'accordo anche rispetto all'acqua e quindi all'ATO e anche per quanto riguarda la Savno, che comunque la CGL in collaborazione con le altre organizzazioni si è mossa già anche con appunto l'azienda dell'asporto rifiuti, sempre per fare in modo che attraverso l'ISE, stabilendo una soglia, i cittadini possano godere anche lì di un beneficio nella bolletta, quindi nella fattura, insomma tutto aiuta, per cui il messaggio è sempre quello. Nel momento in cui venite presso le sedi CAF, poiché il servizio comunque è gratuito, è importante magari cercare di, anche se non si ha bisogno direttamente per un magari servizio, far sì di richiederlo, proprio perché non si sa mai se magari uno rientra. A volte, ripetendo che non è un calcolo matematico, perché uno ha determinati redditi e allora pensa di non poter rientrare nella soglia ISEE. Il calcolo che ti permette poi di ottenere il valore ISEE è particolare e quindi, ripeto, gratuitamente uno lo si fa fare e poi magari può rientrare in alcuni benefici. Certo. Noi dal canto nostro cerchiamo sempre comunque di suggerire e di dire: bene, tu l'hai chiesto per questo motivo, hai questo valore ISEE, questo valore ti permette di ottenere magari anche un altro contributo, e quindi siamo anche noi che in qualche maniera cerchiamo di ricordare alle persone che o di dire che c'è anche qualcos'altro. Certo. Allora, pronto? Vediamo chi abbiamo in linea. Buongiorno. Buongiorno, prego. Io vorrei parlare con uno di voi altri là, mi parli è dietro. Uno solo, se sì. Se parli, capiamo. Italiano, canti in piatelle. Va bene, dica signora. Ascolti, mio, la bolletta della luce intestava a me, e la bolletta della televisione intestava a mia sorella. Come succede io adesso qua? Che sente che parli per televisione. È un problema adesso. Era l'esempio. L'esempio scherzante, è proprio quello classico. No, risolviamo tutto. Allora, la soluzione è continuare a farla pagare a sua sorella. No, sto scherzando. Ascolti Giuliana, che le dà un'indicazione, signora. No, ho avuto il caso proprio stamattina. No, mi dai l'indicazione? No, no. Sì, aspetti, ascolti. No, sì. Voi ovviamente convivete, abitate nella stessa casa. Sì, conviviamo. Allora, nel momento in cui voi non fate niente, verrà in automatico accreditato sulla bolletta della luce, quindi sulla bolletta intestata a lei, il canone RAI. Voi non dovete fare niente. Ho visto proprio stamattina c'era una FAQ che spiegava il caso. Allora, se voi non è a posto, pago io e lei è a posto. Sì, viene messa nella sua... Cioè non dovrebbe arrivare doppio. Questo è il concetto, non dovrebbe arrivare doppio. No. Ok? Non deve arrivare doppio. Non arrivava comunque. No. E se arriva doppio a chi mi rivolgo? No, non le può arrivare doppio. Arriva. Se arriva doppio si rivolge al CAF CGL o alla CGL, noi risolviamo tutto signora, sì, basta che la sbaglia sindacato, venga da noi. E come che mi sindacato non sono mai andata? Vede che ha ragione, ma dove abita lei? Corbanese di Tarso. Dove? Corbanese di Tarso, Vittorio Veneto. Vittorio Veneto? A Vittorio Veneto abbiamo una bellissima sede. Vada a trovare, se succede qualsiasi cosa che capita, signora, sì, de pensione, de fisco, de tutte le robe che sa, de trazione, e a vada, parlo Camilla, e a vada in CGL Vittorio Veneto. O Conegliano. CGL? O Conegliano, sì.
Va bene, signora. In bocca al lupo, intanto aspettiamo, dovrebbe andare così come abbiamo detto. Sto facendo pubblicità e te ne togli la parola, cavolo. Dopo diamo il numero di telefono della signora così vi parlate. Va bene, ma insomma sono qua che faccio pubblicità e tu mi togli la parola, non sono mica sommato. Che è quello di Mori, ma noi facciamo informazione, che pubblicità. Grazie signora, buona giornata. Allora Giuliana, altre cose che invece hai affrontato proprio fresche sul canone, così diamo, vedi che poi è la cosa che poi interessa, perché fa arrabbiare da un lato, no? Poi interessa il canone, non lei, il canone. No, fatalità, questa mattina abbiamo avuto proprio diverse chiamate sul canone Rai e mi sono andata a leggere le FAQ. Basta mettere FAQ, Rai, canone, cioè canone le domande Rai, frequenti, no? Sì, le domande FAQ più frequenti, sì. E ci sono una serie di risposte, saranno 30-35 quesiti con relativa risposta proprio sul sito della Rai. E praticamente un altro quesito che ci faceva stamattina un contribuente, lui ha la casa dove vive e una casa, cioè una casa, un'altra utenza dove svolge la sua attività. Era preoccupato che gli arrivasse anche qua. Eh beh sì, scusami, perché no. Se, invece no? Una delle FAQ dice che viene accreditata solo alle utenze di tipo residenziale domestico. Sì, per cioè se io ho un'aziendina, diciamo, sono un artigiano, ho la mia bolletta dell'Enel a casa, quindi lì mi arriva il canone, giusto? Sì. Poi però ho la sede della mia aziendina. Sì, no, non viene, non arriva non lì. Viene accreditato, no. Ma cioè cosa vuol dire che il canone non verrà pagato da nessuna azienda? Perché ad esempio quando uno fa un'utenza Enel elettrica, se la dichiara come utenza domestica residenziale ha una bolletta ridotta. Cioè tipo quando uno non porta, per dire il caso frequente, la residenza, paghi di più. Quando vengono da noi a fare delle richieste, sì, ma le aziende non pagheranno più il canone, cosa significa? No, non l'azienda deve pagare, non gli viene accreditato il canone, non è un canone normale, ma, anche noi, ma un'azienda non paga il canone normale, non residenziale, paga, il canone, paga di più, come no? Paghiamo. Allora, sulle FAQ era scritto, proprio la persona ci ha chiesto, che il canone RAI viene accreditato solo per le utenze domestiche di uso residenziale. No, Giuliana. Ma anche la norma. Però è difficile, cioè come dire che poi Rete Veneta delle televisioni, sicuramente ma il canone. Anche per me è strano. La Servizi Treviso paga la televisione che abbiamo in sede, esatto. Noi paghiamo, ma è una cosa paghiamo diversa, 200 però, euro. Secondo me, non so se quello va in bolletta, perché so che era un caso della Carla, la collega che segue il Nidri, e l'abbiamo visto insieme. Perché non lo verifichi, ma forse che non sia un'azienda, cioè nel senso qua tu, il caso è di una persona che è persona fisica e anche titolare giusto di un'azienda, esatto. Che non ci sia la concomitanza e quindi magari in questo caso gli dice bon, te beh, paghi come persona fisica e non paghi anche sull'altra utenza. Magari una, cioè, ma in realtà dovrebbe pagarlo, sì, non so se però diceva perché è un altro posto, diciamo, se è un SRL, se non è un'azienda individuale, ma parlava di utenza, ma ne verificheremo, guardiamo, era la FAQ 16, ma è interessante, se non vedete, magari che è giovedì vediamo, prossimo cerchiamo di verificare. C'è un'altra telefonata, mi dicono, speriamo non sia sul canone perché sennò impazziamo. Rete Venete gratis d'altronde. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Nadia da Treviso. Prego Nadia, dica. Niente, io volevo presentarvi un mio mio quesito. Mi è arrivata la bolletta della luce. Sì. Praticamente spesa per il trasporto e la gestione del contatore. Cosa vuol dire? E qua si paga 19,32 euro. Spese per oneri di sistema 25,92 euro. Su questa io ho speso per corrente 40,58 euro. Queste sono tutte tasse che va allo Stato, le altre che ho citato prima. Sulle tasse mi hanno aggiunto il 10% dell'IVA, dunque pago l'IVA sulle tasse. Quella vecchia discussione. Totale 101 euro. Mamma mia. E 58. Adesso quando metteranno il canone, paghiamo l'IVA anche sul canone? Datemi una risposta. È una cosa vergognosa. Allora, signora, beh, intanto per fare la verifica della sua bolletta particolare, questo trasporto che non ho ben capito, non sono in grado di rispondere adesso ovviamente, ma la consiglio di andare alla Federconsumatori. Se abita a Treviso va in via Enrico Dandolo, dove c'è la CGL e il sistema servizi, lì per la stradina c'è la Federconsumatori che è in grado di dare tutte le sue risposte.
Per quanto riguarda l'abbonamento, è come adesso è stato ridotto per quel vi che saluto, ci... saluto, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ascolti, ascolti Cacco. Mm. No, per quel che riguarda l'abbonamento, ovviamente è un abbonamento, quindi è come prima, anzi è stato ridotto rispetto alla cifra di prima. Non so se venga calcolato anche l'IVA, ma è, una, è l'abbonamento TV come prima, non dovrebbe essere cambiato granché. Però ecco, per la bolletta... Non possiamo ovviamente adesso esplicitare qua, no, non ce l'abbiamo, no, no, bisogna fare un lavoro serio, non si può fare. E quindi la consigliamo di andare alla Federconsumatori in via Enrico Dandolo a Treviso. Allora, Giuliana, se no poi vola il tempo. Detrazioni e deduzioni, soprattutto le spese dei, per i figli in famiglia. Sì, abbiamo... Dici qualcosa, che se no anche, anche oggi non riusciamo ad affrontare alcune cose. No, le detrazioni per cui si può usufruire nel 730 per i figli sono tante e quest'anno si sono aggiunte altre. Beh, la prima, vado per ordine cronologico dei ragazzi, è quella relativa all'asilo nido. Cioè per quei genitori che hanno dei figli che frequentano l'asilo nido c'è la possibilità di detrarre un importo fino a 632 euro nella, per figlio nella dichiarazione dei redditi. Okay. Per quanto riguarda questa detrazione, quella relativa all'asilo nido, se la può detrarre solo i genitori. Se io sono un nonno, perché succede a volte che magari dei nonni in casi particolari hanno i nipoti fiscalmente a carico, non possono detrarsi la retta dell'asilo nido. Quindi solo i genitori. Solo i genitori, okay. A differenza delle altre. E la documentazione che devono esibire sono fatture, ricevute, bollettine di pagamento. E a seconda di chi è intestata la spesa, se ad esempio la spesa è intestata al bambino, si può decidere a chi viene, chi se la porta in detrazione. Può essere al 100 un genitore, a 50 tutte e due. L'importante è che venga annotata nella fattura, nella ricevuta, come viene ripartita la spesa. Okay. Questa cosa comunque quando vengono da noi lo gestiremo insieme, la notazione da portare. Quale formula è più conveniente, sì, tra l'altro? Sì. No? Sì. Quale formula è conveniente? Poi abbiamo un'altra telefonata. Non vai. È influente il fatto che un genitore abbia il figlio fiscalmente a carico. Io posso non avere il figlio fiscalmente a carico perché ce l'ha mio marito, posso comunque detrarmi la spesa dell'asilo nido. Ok? Non è influente. L'importante è che ci sia il codice fiscale del bambino con annotato percentuale di detrazione zero nel mio 730. Okay. Anche se non ce l'ho carico, per cui posso usufruire di questa detrazione. Abbiamo finito gli asili nido? L'asilo nido siamo cresciuti. Allora aspetta. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego signora. Senta, io chiamo dalla provincia di Vicenza. Io tanti anni fa avevo dato disdetta al canone. Proprio nel giornale di Vicenza di domenica è scritto che chi ha dato disdetta non lo deve pagare. Cosa? Beh, immagino di sì, cioè non arriverà in bolletta perché lei lo ha già disdetto anni fa, questo intendevano dire, no? Cioè se le loro banche dati, non so se c'erano risposte in merito, se hai visto qualcosa, hai letto Giuliana, qualcosa stamattina, in merito, Giuliana, stamattina sulla disdetta c'era qualcosa? C'era di... un qualcosa. C'era sì, un qualcosa? Ne ho lette qualcuno, erano 30, okay. 35, bisogna magari che ce Mario, ne riguardiamo. Io so da quello che so io, ma verifichiamo signora. Sì, magari giovedì detto, prossimo. Come abbiamo poi detto prima, siamo ancora in fase, che cambiano le però cose in però chi aveva dato disdetta mi pare che non debba farlo, anche se la notifica va fatta ogni anno, se ho ben capito. Quindi è da verificare, signore, da verificare. Cioè ogni anno bisogna... Quanti anni fa lo ha disdetto? Parecchi anni fa. E non ha più dovuto rifare ogni anno, diciamo, questa disdetta? No. Ok. Non l'è mai più arrivato, giusto? Il guaio era che... Cioè, qua, allora era a nome di mio marito, adesso avendo cambiato casa, è a nome mio la bolletta. Però secondo me dovrà fare il moduletto dove mette che non ha parecchi, quello che dicevamo, da fare entro il 30 aprile, però magari giovedì prossimo. Però signora, come non ha apparecchi? Sta guardando Rete Verde? Si guarda Rete Verde? No, io non ho detto che non ho apparecchi. Insomma, se guarda Rete Verde purtroppo può guardare anche la Rai, quindi vabbè. Certo. Grazie signora, deve fare il moduletto, recuperiamo la penna. Allora intanto vediamo, le daranno altre indicazioni, cercheremo di scoprirle anche noi di settimana in settimana, insomma. Certo. Continui a seguirci. Grazie, grazie, buona giornata. Sono tantissimi, no, veramente un macello. Chi mi ha detto il numero 70.000 quando sono nella provincia di Treviso che non pagano il canone? Sono tantissimi. Eh sì, ma perché poi vabbè, cioè, considerato evasione per il 30%, circa 25-30% in Italia, che non lo paga. C'è un sacco di gente che non ha la TV. Sì, ma
Ma non so, quello non so. Giuliana, secondo capitolo, poi? Sì, non ho detto, per quanto riguarda il nido, logicamente può essere sia pubblico che privato, non c'è distinzione fra asilo pubblico, si prende sì, quel nido. Contributo per entrambi. Sì, è uguale per tutti. Una novità di quest'anno è che hanno diviso le spese scolastiche, prima che fossero università, superiori, medie, tutto, erano tutte insieme. Da quest'anno sono state divise le universitarie dalle spese scolastiche della scuola materna, elementari, medie e scuole superiori, per cui hanno diviso, abbiamo il nido, tutte le altre scuole e poi l'università. Okay. Qua abbiamo una detrazione fino a 400 euro, in questo caso la detrazione può essere usufruita sia dai genitori o da qualsiasi altra persona, può essere anche un coniuge per l'altro coniuge, può detrarsi la spesa di questo onere detraibile. Può essere che io ho mio marito, oppure viceversa, io vado a scuola, mio marito può detrarsi la spesa per le mie tasse di iscrizione. Okay? Qua, ripeto, sempre non c'è distinzione fra scuola pubblica e privata, e parificate, per cui posso usufruirne per tutte le scuole. E diciamo che essendo una nuova detrazione siamo un po' in balia, stiamo aspettando ancora qualche chiarimento. Una delle cose che sta creando più scalpore, più interesse per questa novità, è in merito alla spesa delle mense scolastiche, che è una spesa che molti sostengono, ha anche dei costi elevati, e sembra che con la circolare uscita i primi di marzo sia ricompresa in questo, fra questi oneri. Il problema è che si sta aprendo in questi giorni che quando un genitore va in comune per prendere i blocchetti mensa non gli viene rilasciata nessuna ricevuta, nessuna fattura, niente, gli rilasciano il blocchettino coi buoni e quando l'ha finito lo butta via. Allora, quello non vale ai fini della detrazione? No, dice, perché non possono autocertificare, un contribuente non può autocertificare una spesa, un onere sostenuto. Allora, o va in comune e si fa fare un'autocertificazione in carta intestata dal comune, dove è indicato chi ha sostenuto la spesa, quindi il genitore che ha sostenuto la spesa, il figlio e la causale, nel caso specifico buona e mensa, e l'importo sostenuto. Okay? Se no, stiamo vedendo in questi giorni, ci sembra molto ben gestita la cosa. Adesso abbiamo girato al nostro responsabile fiscale del Nord-Est per avere la asseverazione, ma sembra che i requisiti ci siano tutti. Alcuni comuni stanno indirizzando i genitori a entrare, siccome ormai quasi tutte le scuole hanno il servizio online con la scuola, di accesso alla scuola. Allora, entrano dentro in questi siti, si stampano il resoconto dei buoni che hanno utilizzato, ad esempio, nel caso specifico, nel 2015. Quindi abbiamo quello che abbiamo visto ieri con Monica, nello specifico, il genitore che ha sostenuto la spesa, ci sono tutti i buoni che sono stati sostenuti, il nome del bambino e alla fine fanno anche il riepilogo dei buoni, del costo d'acquisto di questi buoni. Quello è un modo per riuscire a ottenere, diciamo, una certificazione. Sì, perché deve essere certificato. E quant'è quindi poi la detrazione? 400 euro, che sarebbero sui 76 euro di detrazione effettiva. Mese. Sì, e qua possono andare, io sono partita subito sulle mense scolastiche perché è quella che sta interessando di più, ma come prima le tasse di iscrizione, di frequenza, contributi obbligatori e quant'altro. Cioè tu dici la difficoltà è dimostrare che si sostiene una spesa o che si usufruisce. La mensa adesso è il problema, sì, perché per gli altri le tasse di iscrizione di solito le fai col bollettino, col bonifico, invece la mensa... Potersi detrarre quelle spese. La spesa in parte della mensa è difficile, cioè poter avere la certificazione. Ho capito. Sì, infatti molti comuni, come diceva Giuliana, in questi giorni ci stanno proprio chiedendo anche a mezzo mail, o comunque ci stiamo sentendo telefonicamente per avere loro, insomma, l'asseverazione da parte nostra di quello che è il documento che devono rilasciare i genitori, proprio perché è un onere, appunto, che essendo introdotto quest'anno, chiaramente uno non si era preventivamente la novità.
come sempre la fanno uscire all'inizio dell'anno successivo, uno intanto spende magari la cifra nel corso dell'anno, però non sapendo che è detraibile o deducibile, giustamente non si pone neanche il problema magari di quello che è il documento che poi servirà, e il chiarimento l'agenzia lo dà sempre a inizio anno successivo, sì. E quindi a posteriori bisogna in qualche maniera poi che l'ente, in questo caso il comune piuttosto che chi altro, predisponga poi una certificazione ad hoc perché l'onere sia detraibile, come esatto. Sta succedendo adesso. Poi cosa ci sono? Gli universitari? Dove siamo arrivati? Sì, c'è anche un altro tipo di agevolazione, di detrazione per cui possono usufruire i genitori degli studenti, che è l'erogazione a favore di istituti scolastici, il cosiddetto ampliamento offerta formativa. Sì. C'era già per gli anni passati, questo non ha un limite di detraibilità. L'unica cosa che con la novità delle spese scolastiche, queste due sono alternative, non possono coincidere. O scelgo di usufruire dell'ampliamento offerto formativa o delle spese scolastiche. E cosa si intende per spese scolastiche? Quello che abbiamo appena detto, la mensa, le tasse di iscrizione. Quindi se io faccio mangiare mio figlio a scuola non posso poi pretendere... Allora, però bisogna capire cosa rientra. Non posso pretendere la detrazione, diciamo, di... Non puoi fare questa e quella. Spesso è più conveniente questa, perché ad esempio sull'ampliamento offerta formativa mettono spesso dentro le gite. Ah, sì. Ecco, logicamente se io ho una gita che mi costa 500, 600, 700 euro, mi conviene usufruire di questa. Se invece ho solo la mensa, 300, 400 euro, mi conviene usufruire di quella. Okay? Dipende qual è l'importo. È un po' così, non poterle gestire insieme, però è questo un paletto che è stato messo. Soprattutto negli ultimi anni, diciamo, magari delle superiori, la spesa di gita gli ultimi due anni è superiore. Sì, è stato difficile farlo capire. Certo. Agli istituti come gestirla, adesso che sono entrati in regime entra sta cosa qua, però meno però male o si quando detraggono arrivano... le spese delle mense e altre cose o questa dell'ampliamento della formazione, sì. Okay. Poi abbiamo, come dicevamo prima, la detrazione per le spese universitarie anche, e qua quest'anno c'è la novità che viene distinta università pubblica e privata. Sì. Okay. C'era già prima, però la gestione era diversa. Allora, per quanto riguarda l'università pubblica, io posso detrarmi l'intera spesa versata per contributi e frequenza alla facoltà universitaria. Invece per quella privata dovrebbe, in teoria doveva uscire entro il 31 gennaio, ma non è ancora uscito, un decreto che sancisce il tetto limite per ogni facoltà universitaria. Mm. Okay. Questa per noi è una cosa positiva, perché fino allo scorso anno doveva essere il contribuente, diciamo più spesso noi che gli davamo una mano per capire qual era il tetto, doveva prendere l'università più vicina, equipararlo e quant'altro. Ad oggi comunque questo decreto non è ancora stato emanato, per cui siamo in attesa. Non, se oggi mi dovesse venire una persona che ha un figlio che va all'università, non sappiamo perché... che importo mettere, ci tocca sospendere la pratica. Ultimo, perché abbiamo un minuto. Abbiamo le spese per canone di locazione, sempre universitarie, per gli studenti fuori sede. Se uno studente universitario è in affitto in un alloggio almeno a 100 km di distanza da casa sua, può detrarsi il canone universitario per un importo pari a 2.633 euro. Che chiaro, deve essere in regola. Deve essere in regola. Può essere un contratto d'affitto, anche i contratti di ospitalità, che ce ne sono tanti, ad esempio può essere un convitto religioso, possono usufruirne con la documentazione debitamente compilata sempre, e anche là possono detrarsela i genitori per i figli, il coniuge per l'altro coniuge, qualsiasi familiare fiscalmente a carico. Monica, prima che poi parli cacco, abbiamo finito. Vedi, mi stai già chiedendo. No, facciamo come era lei. E cosa vuole dire? Non adesso? Lo ricordo più. Va bene, perfetto. No, hai capito. Più concisione così. Hai capito perché bisogna venire al CAF. Bisogna venire al CAF della CGIL, non solo per la campagna 7.30, ma anche per tutte le cose che ha detto Giuliana. Quindi la campagna è partita, vi aspettiamo. Se non siete nostri clienti, chiamateci, fissate l'appuntamento, venite a trovarci, che è conveniente, ma soprattutto sicuro venire al CAF. Da lunedì. Adesso la parola al direttore. Direttore, portare via tempo. Direttore. Per venire all'appuntamento con tutta la documentazione utile, ricordo che nel sito www.caf.it potete scaricarvi la lista documenti e anche le deleghe, sia la delega per poter, diciamo, affidare al CAF il flusso di dati della famosa precompilata dell'Agenzia delle Entrate, e anche la delega che comunque serve nel momento in cui una persona viene per conto di un'altra. Quindi
utilizzate il sito tranquillamente, oppure eventualmente caf. Venite a trovarci caf.it, giusto? Con due a caf.it, esattamente. Ok, allora ci vediamo giovedì prossimo. Secondo me, se titoliamo canone Rai diventa un disastro, io ve lo dico, quindi se volete tornare giovedì prossimo dobbiamo ristudiare qualcosina però... per tutte le domande, le possibilità Giuliana li accentra, noi facciamo domande noi, mica... no, noi dico facciamo domande, Giuliana deve rispondere, no? Lei studia, mica noi. Allora grazie a voi davvero per essere stati qui con noi, speriamo di aver risposto a molte domande. Grazie a Monica Giomo, Giuliana Maffei, a Pierluigi Cacco. Ci rivediamo giovedì prossimo, ricordate i TG a partire dalle 18:30 e poi Focus questa sera alle 21:05 col direttore. Grazie, buona giornata.